La rassegna stampa è offerta da Nobel. Ore di infinito piacere. Martedì 5 aprile, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Giornale d'apertura, Corriere della Sera, immigrati per ora niente intesa, il premier Attuni si è accordo rinviato, 62 parlamentari, Tendopoli non solo al sud, e al vertice PDL Legacy ai permessi a tempo tra le tensioni. Frattini e la Libia, l'Italia riconosce i ribelli, potremmo anche armarli. L'inchiesta negli atti le telefonate del premier, domani a Milano l'apertura del processo sulle feste di Arcore, caso Ruby, ecco i testi delle tre intercettazioni. Giappone, tonnellate di acqua radioattiva in mare, i tecnici di Fukushima costretti a svuotare le piscine dei reattori. A Brescia, colpo in banca, finisce nel sangue, guardia uccide due rapinatori. Il Messaggero, sì al permesso temporaneo, missione di Berlusconi e Maroni in Tunisia per i rimpatri, sbarchi anche in Sardegna. Immigrati, la Lega apre, ma è polemica sugli eserciti regionali. Premier a giudizio per MediaTrade. Parioli, la catena delle truffe, indagine su un'altra società. Decine di risparmiatori coinvolti, Banca Italia e Consob impongono la liquidazione. L'anniversario, l'Aquila non è morta, il governo al contrattacco. La vigilia di polemiche per il secondo anniversario del terremoto che ha raso al suolo l'Aquila. Cecchi, ecco l'accordo sul restauro, non abbiamo venduto il Colosseo. Lotito, arbitri come giudici, intervista al presidente della Lazio, responsabilità per gli errori. A Latina con i fascio comunisti, lo scrittore Pennacchi, Future Libertà e PD insieme, ma i muri non crollano. La stampa, immigrati, si tratta sui rimpatri, sì dell'Europa ai permessi temporanei. La Francia si oppone alla redistribuzione dei rifugiati, sbarchi anche in Sardegna. Il leader tunisino chiede a Berlusconi più aiuti, oggi nuova vista di Maroni. Libia, l'Italia riconosce il Consiglio degli Insorti e non esclude di fornire armi. Un sms da Obama, mi ricandido, i messaggini del presidente ai sostenitori aprono la campagna 2012. Acquisto diritti TV, premier a giudizio, caso MediaTrade, il PM, frode fiscale su fondi neri, intercettazioni, il PDL tenta il blitz. Corriere del Mezzogiorno, profughi, la paura del rimpatrio, due tentativi di suicidio ad Oria, si entra e si esce dalla Tendopoli, scoppi di ira e calma. Nel campo telefonate dalla Tunisia, attenti, vi cacceranno. Fronda di 62 PDL tende non solo a sud, linea Mantovano, ma nessun pugliese firma. Lavoratori protestano a Lecce, schiavi Tecnova, nessuna soluzione. Tenta suicidio in cella, è stato lasciato solo, parla la sorella di Saturno. La Gazzetta del Mezzogiorno, schiavi del fotovoltaico ancora senza stipendio, bloccato il centro di Lecce, confronto in prefettura, spunta un fondo di investimento. Sanità e immigrazione, tensioni tra PD e Vendola. Scontro con Blasi sul modello Toscana per le Tendopoli. Nichi si oppone all'azzeramento dei vertici ASL, i democratici insistono sul ricambio su RSA. Tunisi non rivuole i profughi, missione lampo del premier con Maroni, lettera di 62 parlamentari a sostegno di Mantovano, Tendopoli non solo al sud. Berlusconi se ne torna a mani vuote, sì dell'Europa ai permessi temporanei. Torna la calma a Manduria, Libia, l'Italia riconosce i ribelli, potrebbe armarli. Proposta shock della Lega, gli eserciti delle regioni. Ad Ancona contromano dall'area di servizio fa tre morti, tragedia in autostrada. Giustizia, caso MediaTrade, DPM, processate Berlusconi e torna la bufera sulle intercettazioni. Gazzetta di Lecce, fotovoltaico, la rivolta blocca il centro di Lecce. In prefettura a sorpresa i rappresentanti degli investitori cinesi. Il Fondo Internazionale di Investimento GSF promette di pagare i debiti di Tecnova e soci. A Maglie spaccata con l'auto, svaligiato un atelier, malviventi all'assalto di Contra, in fuga con centinaia di capi firmati. Il colpo è stato effettuato nella notte tra domenica e lunedì, indagano i carabinieri. Travolto il furgone dei vigili urbani a Lecce, in quattro finiscono al Vito Fazzi. Concludiamo con il quotidiano, gli immigrati bloccano il centro, i dipendenti della Tecnova manifestano in via 25 luglio, traffico nel caos. Violenta undicenne condannato, 6 anni e mezzo ad un pensionato, abusò della figlia di amici. Si schiantarono in auto, ma Nina morì, lei si salvò, arrestata la compagna del cameraman. Emergenza a Manduria, la protesta, sciopero della fame, nel PDL 62 parlamentari schierati con Mantovano. Calcio, Lippi, Bertolacci è una rivelazione. L'ex CT Azzurro e alcuni allenatori italiani esaltano le qualità del centrocampista romano. Semeraro, decanio con noi anche in futuro. Scarpe, maglie e sapone in campo i volontari, ma all'arrivo della polizia riprendono le fughe. Sciopero della fame e la protesta dilaga. Anche ieri centinaia di tunisini sono rimasti accampati fuori dal cancello della Tendopoli, chiedono asilo politico. La nave con oltre 1000 a bordo cambia rotta, Napoli non più Taranto.
PDL 62 parlamentari con Mantovano, il premier a Tunisi, ma crescono le perplessità nella maggioranza sulla gestione della situazione. Lettera a Berlusconi, più chiarezza su distribuzione dei siti e permessi. Imprudenti, così si muore sulle strade. Diffuso ieri il report con i dati sugli incidenti stradali registrati dalla centrale del 118 della ASL. Nel 2010 decessi in aumento, 46 quelli sul colpo, in crescita pure i codici rossi. La rabbia esplode in centro, viale bloccato, traffico in tilt, fotovoltaico, trattative difficili, sindacati divisi, in 50 si stendono sulla strada della prefettura. Internalizzazione alla ASL, in ansia per i nuovi contratti, tra urla e svenimenti. Mattinata convulsa ieri nella direzione generale da controllare le posizioni di 683 persone. Si fa avanti un fondo, sempre per gli immigrati della Tecnova, pronti a pagare tutto noi. L'annuncio nell'incontro di ieri, prossimo appuntamento giovedì. Emergenza abitativa, case popolari, oggi la pubblicazione del nuovo bando. Dopo 12 anni pronto l'avviso per gli alloggi di edilizia pubblica residenziale, 800 le domande previste. Nell'ex caserma Massa spuntano ossa umane, rinvenuti anche frammenti di terracotta. I ritrovamenti stanno ritardando un po' i sondaggi archeologici perché tutti i resti devono essere catalogati. Concludiamo con la pagina sportiva. Al centro Bertolacci, gli allenatori lo esaltano, è un talento naturale. Andrea conquista pure Lippi, si vede che ha personalità. L'ex CT azzurro promuove il baby giallorosso, è una straordinaria rivelazione. Bene, per la rassegna stampa è tutto, a più tardi con il TG, buona giornata. La rassegna stampa è stata offerta da Nobel. Ore di infinito piacere. Nobel. Ore di infinito